Carissimi amici delle missioni, oggi abbiamo la gioia di avere qui con noi Fra Felice Trussardi, benvenuto. Grazie. Grazie a te di essere qui con noi. Missionario in Camerun da 21 anni, sì. In modo particolare in questi anni sei maestro dei novizi nella fraternità di Sop. Sì. Con te vogliamo toccare un tema fondamentale. Spesso parliamo di promozione umana, ma sappiamo che il nostro ordine religioso, il nostro centro missionario, cammina su due gambe. L'altra è fondamentale dell'evangelizzazione, che si fonda sulla formazione, quindi sulla pastorale vocazionale e che diventa evangelizzazione. Tu che ti occupi in modo particolare della formazione, se puoi presentarci un pochino l'accoglienza di questi giovani, sì, che svolgono questo anno accompagnati da te e anche l'importanza del loro contesto diverso di provenienza. Ecco, il nostro lavoro è così, riuscire magari a passare, a trasmettere ai nostri giovani, quelli che vengono da noi col desiderio di entrare e vivere questa vita francescano-cappuccina, un po' questa passione per l'uomo, per l'umanità, no? Questo mi sembra una delle condizioni perché anche poi le nostre fraternità del futuro siano aperte ai vari progetti anche per lo sviluppo anche delle nostre nazioni africane che ancora anche abbisognano in tanti campi di un lavoro più profondo. Però ecco, questo lavoro non si farà o non si svilupperà tanto se mancherà, ecco, penso nei religiosi, nei sacerdoti, penso anche noi nei frati, questo proprio desiderio, ecco, di vedere di come anche passare il Vangelo anche attraverso proprio le cose concrete, ecco, anche della vita di ogni giorno. Ecco, se mancherebbe questo, forse mancherebbe anche qualcosa, ecco, allora la dimensione umana, anche chi fa, chi porta avanti, le relazioni che questi hanno con la gente con cui si lavora sono veramente importanti e un progetto, dico, va bene o avrà un futuro nella misura in cui, ecco, i rapporti sono buoni attraverso i frati e queste diverse situazioni in cui svolgiamo un po' la nostra vita, ecco, quindi si cammina insieme. In quale aree dell'Africa provengono i giovani che... Dunque, da noi attualmente vengono giovani della Costa d'Avorio, del Benin, del Burkina Faso e del Camerun. Eccezionalmente abbiamo accolto anche altre nazioni come per esempio il Centrafrica, però normalmente questo cammino di collaborazione nella formazione è diventato anche più concreto, più stabile con queste quattro nazioni. Non è che gli altri siano esclusi, ma per garantire anche un minimo proprio di serietà e anche di programmazione, allora queste quattro nazioni si sono impegnate da una quindicina d'anni a questa parte a fare proprio tutto un cammino serio insieme. E siamo aperti anche a altre realtà, altri bisogni, perché penso non si chiude mai la porta in faccia a nessuno, però effettivamente vogliamo che anche altri facciano un cammino, no? Non solo di affidare o parcheggiare qualcuno da noi, che non sarebbe proprio esattamente la formazione, ma ecco, ed anche lui di lasciarsi coinvolgere proprio in questa realtà della formazione, cioè che anche loro investano energie, tempo e anche denaro per poter avere domani i frati che siano, possiamo dire così, un po' all'altezza anche del compito, certo, che viviamo. Ecco. Tutte queste diverse provenienze, sì, ovviamente hanno dei valori legati alle lingue straniere diverse, alle culture, alle tradizioni diverse che si incontrano. Cosa crea proprio tra i giovani novizi? Cioè, ognuno porta ciò che è bagaglio, possiamo dire, che ha preso nella sua comunità cristiana, può essere la parrocchia o il gruppo o il movimento in cui ha vissuto la sua esperienza cristiana, e anche porta anche un pochino le tradizioni della propria tribù, del proprio contesto dove
uno ha vissuto, quindi c'è sicuramente un enorme arricchimento come questa possibilità. D'altra parte, anche questo arricchimento non è lasciato solo al fatto che ci si trova insieme, ma si innesta un po' sull'albero così della fraternità. Ecco, allora ognuno si innesta lì con i suoi doni, ma come dire, c'è questo tronco che cresce e poi porterà i suoi frutti. Ecco, ognuno è invitato nello stesso tempo a condividere, portare quello che ha e anche a ricevere. Quindi è un entrare in questa dimensione dove ognuno ha ricchezze da condividere e anche, come dire, ricchezze da assumere dagli altri, a partire può essere dalla lingua, dalla loro esperienza, da tante cose. Quindi penso sicuramente un'esperienza arricchente e dopo richiede anche che però ciascuno sappia un po' mettersi in gioco, sappia anche condividere, no? Ecco, quella che è stata la sua esperienza, i suoi valori, le sue capacità. Ecco, tutto questo penso anche il noviziato in particolare, dove è un po' la prima tappa, dove arrivano da posti diversi, ecco, è anche proprio, potremmo, come dire, il test o il campo di prova dove effettivamente uno si mette un po' in gioco, no? Dove allora riesce a o cerca comunque di iniziare questo cammino che ormai anche nel livello dell'ordine continuerà per tutta la vita, anche perché veniamo richiamati dall'ordine a essere disponibili anche per ogni campo di lavoro, per ogni altra esperienza, anche fuori dalle nostre nazioni, per cui in un tempo in cui ci si scambia il personale e tante possibilità, ecco, avere questa possibilità già nella propria formazione di essere a contatto con ambienti diversi, mentalità diverse, lingue diverse, penso sia una buona base anche per un lavoro per il futuro, dove siamo chiamati anche a essere flessibili, accettarci gli uni gli altri, condividere, insomma, sono, come dire, condizioni di base per poi anche per chi sarà chiamato anche a vivere dei compiti, magari sia come formatore o superiore o altre È cose. un cammino di condivisione che per questi novizi, per questi si stanno formando per diventare cappuccini, significa da amici creare questa fraternità, quindi da amici passare ad essere confratelli, strutturare proprio, come dicevi. E inoltre c'è anche un modo per condividere la solidarietà. Questo valore così importante in Africa per radicarlo ancora più all'interno della famiglia, ma senza barriere, senza limiti, aprirlo anche alla fraternità e anche al mondo. Sì, allora, per esempio, no, abbiamo alcune situazioni in cui dei frati che non erano camerunensi hanno chiesto anche di poter magari eventualmente in futuro continuare la nostra esperienza del centro Emmaus dove accogliamo gente di strada. Cioè, penso la carità non ha confini, non ha barriere, però è bello che anche nella formazione ci si apra un po' a questi contesti. Può darsi che in futuro anche qualcuno venga da noi o noi andiamo anche da altri, no? Però poi anche questi esempi di, portati avanti dai frati, no? Di progetti di condivisione con realtà le più diverse nelle varie custodie. Cioè alla fine possono anche preparare questi frati che domani sarà a loro leggere un po' la loro situazione nella realtà in cui vivono e come altri prima di loro sono stati capaci di così dare una risposta a certe necessità, così lo siano anche loro a quel tempo che magari adesso è difficile da determinare perché dipenderà dal contesto, dalle realtà nuove con cui anche si inizieranno. Quindi penso che questa cosa penso avrà un futuro che, nelle varie circoscrizioni, nelle varie realtà. E poi anche questo contatto dove a volte l'accoglienza o di volontari o comunque di benefattori, segretari di missione e tutto il resto che vengono anche a darci una mano, alla fine possa essere anche ritornare di vantaggio anche a chi è nel bisogno, proprio attraverso l'esperienza dei frati che sono sensibili a cosa succede nella loro ambiente. E cercano comunque di trovare una risposta insieme, no? Quindi i frati che riesce a tenere insieme il bisogno, la realtà che ha di fronte, ma anche gli altri frati di altre nazioni africane e anche gli altri che magari
magari potremmo dire un po' dietro le quinte, collaborano i benefattori, no? Quindi c'è proprio una, diciamo, una catena di solidarietà, però se mancasse, come dire, l'anello anche del frate, tante cose non riuscirebbero, ecco, a stare insieme. Certo. Allora il frate che diventa così un catalizzatore un po' di tutte queste esperienze, mette la sua esperienza di fraternità a servizio proprio dei bisogni degli altri. Certo. Evidenziando proprio l'importante valore della carità all'interno della formazione dei cappuccini, c'è da dire anche che è un modo che ci permette di camminare assieme alla popolazione. Sì. E anche questo, come dicevi, un anello mancante. Non siamo una ONG normale, pur con l'importanza e il valore nobile di ogni ONG, ma siamo un ordine religioso che proprio per risposta al Vangelo applica assieme la promozione umana e l'evangelizzazione. E quindi questa carità non viene catapultata dall'alto, ma sono gli stessi confratelli locali, soprattutto, che camminando assieme alla popolazione ci indicano quale opere fare. Sì, è proprio così, il camminare col Vangelo che porta anche poi a assumere anche tutti gli altri bisogni, come Gesù camminava lungo le rive del lago di Galilea oppure sulle strade e incontrava il cieco, il zoppo, l'ammalato e così via. No? E così penso nel cammino della vita anche noi siamo incamminati sulle strade della nostra gente, non abbiamo altri, come dire, altri cammini. Quello che abbiamo da offrire, la prima cosa, è il Vangelo, e perché offriamo il Vangelo offriamo anche tutto quello che poi il Vangelo ci invita anche a fare. Quindi, ecco, evangelizzando possiamo anche dire viviamo la dimensione della carità, perché le due cose non sono separabili l'una dall'altra. Quindi prendersi cura dell'uomo, di tutto l'uomo, di tutta la persona, sì, nei suoi bisogni spirituali, in tante nostre comunità lo facciamo, nei servizi che diamo, ma anche proprio anche dell'uomo che con le sue difficoltà, i suoi bisogni più diversi, dall'esperienza della famiglia, agli ammalati, piuttosto la gente di strada e così via. Quindi ecco, è il Vangelo che ci invita a quello, e quindi alla fine non ci resta che, come dire, vivere, no? Mettere in pratica quello che il Vangelo ci dice sulle strade del mondo, che poi per ognuno di noi possono essere luoghi più diversi, ma comunque sempre è tenuto insieme la parola di Dio che ci invita a fare questo, e anche il Vangelo che abbiamo di domenica del Buon Samaritano, insomma, ci invita proprio anche a quello, no? Nelle varie dimensioni, ognuno di noi può essere samaritano del momento giusto, ma anche samaritano del giorno dopo, dove ha la sua esperienza, la sua capacità di poter poi accompagnare qualcuno verso magari essere più indipendenti o crescere, oppure anche samaritano del giorno prima, dove se si è insieme non si fanno brutti incontri. Non c'è qualcuno che ti assale lungo la strada quando sei tutti insieme, no? Quindi anche sostenere le persone, anche quelle, essere le più deboli, le più, ecco, più a rischio, potremmo dire, no? Ecco, c'è tutta, penso ognuno di noi può essere samaritano in un modo o nell'altro, però dico sempre a partire poi, come dire, del Vangelo, no? Vai, fai questo e vivrai, no? Allora anche noi la nostra vita, penso un po' così, se facciamo quello, se viviamo anche la carità, c'è dentro un po' il riassunto di tutto il Vangelo, no? Ama Dio e ama il prossimo, quindi certo. Cioè, ogni volta che lo facciamo poi con la creatività anche che oddio, anche lo Spirito Santo ci suggerisce, tenendo conto dei bisogni che non sono mai gli stessi e dappertutto, quindi anche con questa creatività, una fedeltà creativa, certo. Quindi che si invita anche a cercare insieme con la gente il modo anche per divenirne forti, di superare le difficoltà. Non abbiamo ricette già che vanno bene dappertutto, però abbiamo 500 anni quasi di storia che possono anche aiutarci, ecco, magari a trovare anche delle ispirazioni, delle soluzioni anche proprio adatte proprio, certo, al nostro contesto. Per quanto riguarda la nostra realtà, sia come centro missionario e anche
tutti gli amici delle missioni che ci seguono, fondamentale l'aspetto del sostegno alle fraternità cappuccine e del sostegno alla formazione di coloro che stanno studiando e stanno vivendo per essere cappuccini, proprio perché attraverso di loro noi riusciamo anche a fare i progetti in muratura, ma solo e soprattutto attraverso la loro mediazione, che accompagna sempre la promozione umana e l'evangelizzazione. Quindi un sostegno fondamentale per giungere proprio all'uomo, all'umanità. L'altro aspetto, invece, altrettanto, anzi, più importante, l'aspetto del sostegno spirituale, quindi ciò che chiediamo anche ai nostri benefattori che ci accompagnino nella preghiera. Io penso anche i progetti, possiamo dire, hanno un'anima, nel senso, cioè di che progetto senza anche qualcosa dietro, se non ci fa anche crescere un po' così anche nella nostra vita, cioè può rimanere così comunque un'opera buona, ma non esaurisce del tutto, ecco, le possibilità. Invece dico, con questa possibilità di crescere, aiutando anche, cresciamo anche noi e cresciamo anche, penso, dal punto di vista anche spirituale, nella misura in cui uno si coinvolge anche con certe realtà, con certe situazioni, sostenendo anche comunque queste cose. Alla fine anche saper rinunciare a qualcosa per qualcun altro, no? Cioè alla fine riusciamo anche a crescere anche noi, no? Cioè alla fine ritornare alle cose essenziali, i valori più importanti, no? Perché siamo sempre tentati di avere mille cose, però ci si accorge che anche se ne hai 2000, alla fine però la tua vita non è che cambi questo granché. Nella misura in cui vedo gente anche, tante volte proprio anche persone anziane che sanno rinunciare proprio a qualcosa, fanno dei sacrifici, penso che alla fine sperimentano anche un po' quel senso anche di distacco anche delle cose, quel sapere anche offrire qualcosa, ma non del superfluo, ma di qualcosa che effettivamente li tocca, ecco, tocca il loro portafoglio, tocca le loro tasche, quindi se non c'è dietro anche una cosa anche un po' spirituale, penso che tanti poi non lo farebbero. Certo. Quindi ogni crescita anche nel cammino spirituale poi porta a essere anche più caritatevoli, oppure a renderci conto della carità. Nello stesso tempo speriamo che anche chi è attirato così tanto dalla carità riesca poi anche a fare anche un cammino anche spirituale, in modo da integrare queste cose, no? Riuscire a essere una persona completa nello spirito e anche nella dimensione di darsi agli altri e offrire agli altri. Ecco, quello è un po' l'augurio per un po' ciascuno di noi, cioè non siamo mai solo, né solo spirituali, né solo, potremmo dire, solo sul fatto dell'aiuto agli altri. Penso queste due cose sono unite, ma anche nella nostra preghiera di ogni giorno, anche al noviziato, ricordiamo sempre sia i benefattori, ma sia anche le persone che incontriamo durante quella giornata che magari hanno bisogno per una cosa o l'altra e quell'altra. Non possiamo dividere le due cose, no? Ecco, certo. Però è un cammino, ognuno deve fare come poi integrare queste cose dentro di sé. Quindi ci auguriamo che anche per i nostri novizi, la gente in formazione, ma anche per tanti benefattori e tanti che aiutano, che proprio, ecco, riescano, ecco, a integrare queste due dimensioni, insomma, della vita, la dimensione spirituale e poi la dimensione pratica, concreta, ecco, nella vita di ogni giorno. Certo. Fra Felice, ti ringrazio di cuore. Grazie. E ti auguriamo un ottimo ritorno alla tua missione che ti aspetta. Sì. E dopo, appena tornerai, tra un po' di anni ci rivedremo per gli aggiornamenti. Va bene. Grazie mille. Grazie.